Allora, volevo commentare un articolo che è apparso all'interno del sito Harvard Business Review. L'articolo è intitolato "To incentivize companies to address climate change, measure their broader impact", quindi per incentivare le aziende a diciamo, risolvere le questioni del climate change bisogna misurare il loro impatto complessivo. Ed è un articolo, diciamo, che pone una questione metodologica, in realtà non offre delle soluzioni, perché non ci dice esattamente che cosa dovremmo andare a valutare, però parte dall'assunto che diciamo, ci sono alcune aziende, come per esempio la Tesla di Elon Musk, che sono molto impegnate sul lato ambientale e che però non hanno dei buoni ranking in termini di ESG. Environmental Social Governance. Tant'è che nel giugno 2023 lo stesso Elon Musk si era sostanzialmente lamentato di aver avuto un rating ESG molto basso, addirittura diciamo più basso di quello di alcune aziende inquinanti come Shell ed Exxon. Ora dobbiamo dire che ovviamente, diciamo, non è che la Tesla non inquini, ovviamente, cioè produce delle macchine ed evidentemente anche se queste macchine sono elettriche, la produzione delle macchine è un qualcosa di inquinante. Inoltre si fa riferimento all'inventory, che sarebbe praticamente le scorte di magazzino. E gli autori, che sono Solitaire Townsend e Kaja Ale Axelsson, propongono, diciamo, di realizzare un tipo di valutazione diversa che non consideri appunto soltanto la riduzione delle emissioni di carbonio, ma consideri in senso più ampio la partecipazione dell'azienda, come dire, il commitment, potremmo dire, aziendale, cioè il fatto che l'azienda effettivamente è impegnata in una attività diciamo di partecipazione ad un'economia green. Quindi non bisogna soltanto verificare se producono dei prodotti o dei servizi che sono appunto volti a sostituire quelli carbon intensive, non bisogna diciamo calcolare soltanto quali sono gli investimenti che vengono fatti, per esempio nella filantropia. E neanche bisogna calcolare soltanto se c'è un'attività di lobbying o un'attività di pressione di carattere politico che viene fatto, diciamo, per favorire la transizione climatica. Ma questi elementi, dicono, bisognerebbero, vanno analizzati tutti quanti insieme. Quindi non si tratta soltanto di ridurre le emissioni, anche perché gli autori dicono ci sono aziende che già oggi hanno emissioni basse e magari non gli si può chiedere di abbassarle di meno, anche perché magari operano in settori che non sono inquinanti. Quello che invece bisognerebbe fare è chiedere alle aziende di contribuire sempre di più alla realizzazione di sistemi aziendali che possono essere appunto più sostenibili. E poi si fa riferimento al greenwashing. Qui dobbiamo fare però alcune considerazioni. In senso ampio, diciamo, potrei anche essere d'accordo su quello che dicono gli autori. Cioè, ovviamente ci sono aziende dove le emissioni di carbonio sono molto molto importanti, quindi se quelle aziende riducono l'emissione di CO2 già hanno fatto tantissimo. Ci sono altre aziende che non inquinano così tanto e quindi per questo tipo di aziende bisogna usare altri metodi di valutazione, su questo sono assolutamente d'accordo. Però dobbiamo anche considerare i gruppi aziendali. Cioè, se noi prendiamo Elon Musk ha la Tesla e comunque la Tesla è automotive, cioè non è per fare l'acciaio delle macchine della Tesla, cioè si consuma dell'energia, non è che l'acciaio delle macchine della Tesla lo fanno così con l'energia eolica. E purtroppo, diciamo, sono materiali che vengono prodotti con dispendi energetici importanti, produrre acciaio è qualcosa che inquina l'ambiente, cioè è così, non ci si può fare molto, diciamo. Però, a parte questo,
È vero che il prodotto finale poi è green, però anche questo andrebbe valutato. E poi dobbiamo valutare i gruppi nel loro complesso. Cioè, per esempio, Elon Musk c'ha anche SpaceX. Non è che quando mandano i razzi nello spazio, non è che non c'è inquinamento. Inquina tantissimo. SpaceX è un'azienda che inquina molto, moltissimo. E quindi dobbiamo anche guardare la dinamica dei gruppi. No, non possiamo, diciamo, guardare soltanto a un settore. Quindi, se uno opera nell'automotive, inquina, ovviamente sì, c'è cioè la gomme, l'acciaio, la plastica, tutti i materiali che vengono utilizzati per fare le macchine inquinano. Se uno opera nel mondo, diciamo, dei razzi che vengono utilizzati per andare nello spazio, inquina, ma ovviamente sì che inquina. Ormai inquina pure Twitter inquina. Perché si è dimostrato che l'intelligenza artificiale inquina, cioè se noi vogliamo usare tutti quanti l'intelligenza artificiale, se noi vogliamo usare tutti quanti questi strumenti, bisogna fare i data center costano, bisogna raffreddare questi mega computer, raffreddare i mega computer costa dal punto di vista ambientale e quindi non ci troviamo. Cioè l'idea che noi creiamo un circolo virtuoso dove andiamo a togliere l'esternalità negativa per sempre, diciamo così, è un'idea, diciamo, comprensibile, può essere un'utopia, è un po' come l'utopia, è un po' come quando Keynes diceva ci sarà la piena occupazione dei lavoratori, ma se la piena occupazione dei lavoratori non c'è mai stata, è la stessa cosa qui con l'ambiente, cioè noi ci stiamo convincendo che veramente possiamo avere un sistema industriale dove nessuno inquina più, ma non è così, cioè, voglio dire, lo ripeto, per fare l'acciaio bisogna inquinare, cioè, non c'è niente da fare. Certo, magari nel futuro magari si svilupperanno delle nuove tecnologie, si svilupperanno nuove energie, però ci dobbiamo arrivare a quel futuro e se non continuiamo a produrre non ci arriviamo. E questa è la stessa storia, diciamo, dei paesi in via di sviluppo. Noi vogliamo che i paesi in via di sviluppo escano dalla povertà, però gli diciamo che non devono inquinare. E le due cose non vanno insieme, perché c'è cioè, uno che abita in Burkina Faso, non ce l'ha la possibilità di fare un salto dalla foresta al nucleare. Non lo fanno, cioè per arrivare al nucleare devono fare delle cose intermedie. E bisogna inquinare, so che è brutto dirlo, diciamo che non è. Cioè, che noi ci siamo convinti di questa storia che possiamo vivere nel green, possiamo vivere senza inquinare, ma è una storia che vale per chi? Vale in Svizzera, vale in Norvegia, ma noi possiamo dire agli indiani che attualmente guadagnano 2.000 euro pro capite in India, possiamo dirgli di arrivare a 20.000 euro pro capite senza inquinare? Noi possiamo dire ai cinesi che attualmente guadagnano 10.000 euro pro capite che arriveranno a 30.000 euro pro capite senza inquinare? Noi possiamo dire questo? No, non lo possiamo dire e non sarà così. Cioè, lo ha dimostrato, è stato dimostrato con l'Environmental Kuznets Curve. L'unica chance di avere un'economia pulita è che sei già ricco. Se tu sei già ricco, se tu vivi in Svizzera, a Lugano, stai a posto, non hai bisogno, diciamo, di inquinare. Ma tutti gli altri che non guadagnano 100.000 euro pro capite all'anno, tutti gli altri devono inquinare, in un qualche modo o nell'altro inquineranno. Certo, bisognerà mettergli delle regole, delle leggi, bisognerà evitare i disastri, questo sicuramente sì, però con questa storia che forse qualcuno veramente immagina che noi possiamo avere un sistema industriale a costo zero per l'ambiente, no, soprattutto adesso che l'Europa e gli Stati Uniti hanno deciso di riprendersi l'industria che avevano precedentemente delocalizzato in Cina, noi avremo una crescita dell'inquinamento in Europa e negli Stati Uniti, perché la manifattura inquina, ma inquina tu, ma anche l'agricoltura inquina. Non è che l'agricoltura è amica dell'ambiente, l'agricoltura l'ambiente lo distrugge come le altre cose. Quindi dobbiamo rivedere la nostra idea di che cos'è il green.